Vengo mai. Allora, siamo con Ugo Notario, tecnico del Barracuda Mister, è arrivata una bella vittoria per 3-0 oggi. Primo tempo equilibrato, non si riusciva a sbloccare, poca occasione da una parte e dall'altra. Nel secondo tempo siete partiti forti, 1-2 con Pastore e Contone, e poi avete chiuso col 3-0 di La Malva. Sì, diciamo che la lettura è abbastanza giusta. Diciamo che il primo tempo, nonostante fosse equilibrato, siamo ancora riusciti a creare un paio di palle con stati bravi loro e non bravi noi a chiudere. Secondo tempo abbiamo voglia di portarla a casa, i ragazzi ce l'hanno messa tutta, giocando, quello che a me interessa di più. Cioè, infatti, nel secondo tempo si sono viste più trame di gioco, più manovre. E l'altro... Il primo era difficile perché sia loro che noi chiudevamo bene. Sì, poi comunque loro dopo andati sotto il 2-0 si sono messi in quarto davanti, quindi hanno lasciato più spazi pure. Esatto. Mister, la terza vittoria di fila, sono 12 punti dopo 5 giornate, dove potete arrivare secondo lei? Non dobbiamo pensare di arrivare da nessuna parte, è un processo che devono fare i ragazzi partita per partita e poi saranno fasi fatte, ma vedremo poi alla fine. L'importante è che crescano loro mentalmente. Chiaramente tecnicamente. Secondo lei comunque si può fare una buona stagione, indipendentemente dalla posizione? Forse la cosa, tra virgolette, più facile, la più difficile è fargli cambiare la testa, quello sì, perché comunque ottenere dei risultati non è mai semplice, e ottenerli attraverso il gioco è ancora più difficile, quindi questo mi fa piacere. Secondo lei si può migliorare qualcosa, qualche aspetto ancora? Sì, decisamente tanto.